Il programma è presentato da ricevete lo Spirito Santo e andate senza timore come agnelli tra i lupi. Fate discepoli tra tutti gli uomini della terra e battezzateli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Cristo è risorto, gloria al Signore. E tutto il mondo grida alleluia. Perché si festeggia la Pasqua? La Pasqua, diciamo, la motivazione religiosa, liturgica, biblica, no, evangelica più. Allora, la resurrezione di Gesù. Sì. Che? Perché si risorge Gesù? Dopo tre giorni, l'altra sera ho visto la Maria di Nazareth. Non cambia discorso. Si narrava di Gesù che morì e dopo tre giorni resuscitò. E perché l'ha fatto? Perché era il Messia, salvatore della terra, e diciamo che anche dopo la morte egli non morì. È sempre vivo, continua ad essere vivo anche ora. Gesù, Dio è con noi, è con noi. Insegnate loro il Vangelo e i comandamenti che vi ho lasciato. E io che sono venuto dal Padre, lascerò il mondo e tornerò da Lui. La Pasqua, cioè il significato della Pasqua. Easter, il coniglietto. Oltre il coniglietto, la motivazione evangelica, diciamo. Perché la festeggiamo? Perché vabbè, una cosa del genere. No, io me la sono comprata la comunione, quindi queste cose non le so. Vabbè. A Pasqua si festeggia la resurrezione di Cristo. Siamo con Massimiliano Sabini, Giovanni Noschese. Allora, la Pasqua, per voi qual è il significato della Pasqua? Non andare a scuola e mangiare l'uva. E come mai noi festeggiamo evangelicamente la Pasqua? Perché Gesù rinasce. Risorge. E perché Gesù rinasce? Perché Gesù, appunto. È Gesù, e quindi... Lui c'ha il potere, lo può fare. C'ha il potere, infatti rinasce. Signore, resta con noi. La notte è vicina. Il giorno è ormai alla fine. Io sarò con voi ogni giorno, fino alla fine del tempo. Cristo è risorto, gloria al Signore, e tutto il mondo grida alleluia. Cristo è risorto nei nostri cuori, chi dal suo amore ci separerà. Il programma è presentato da